E siamo alla puntata 19 dell'FBU Club. Questa volta Elena Ripamonti non ci parla di progetti, ma di processi. Ci parla di quanto sia importante aver chiaro in azienda come le cose girano, ma non lasciando questo a dei documenti formali fatti per qualche motivo non legato alla gestione corrente. Quanto sia importante creare le occasioni di un confronto, di una verifica, di un linguaggio condiviso per fare in modo che le diverse funzioni possano coordinarsi. Da questo punto di vista c'è una prima riflessione che ci propone, legata alle modalità di coordinamento che le diverse realtà funzionali, le diverse realtà d'ufficio possono fare per connettersi al loro interno e tra di loro. E poi comunque la selezione di quei processi principali dell'azienda che meritano l'attenzione da parte di chi ha responsabilità dell'azienda, per appunto avere un momento di riflessione, di confronto periodico e valutare la necessità di un eventuale loro miglioramento, di un'eventuale loro correzione. Lasciamo allora la parola ad Elena e sentiamo cosa ci racconta oggi. Io sono Luca Marcolin e questo è Family Business Unit, il podcast dedicato alle imprese di famiglia, dove trovare spunti, stimoli, informazioni utili per gestire al meglio impresa e famiglia ed ottenere risultati in armonia. Andiamo un po' in continuità, nel senso che il frame di riferimento, poi se guardiamo il nostro modello di FBU, è proprio quella parte di organizzazione che parla di struttura e processi. E quindi oggi, come diceva Luca, parliamo di analisi di processi. Io, come ho detto l'altra volta, credo, forse ve lo ripeto, io sono una psicologa del lavoro, quindi quando io guardo ai processi non sono un ingegnere tecnico che entra nel super mega micro dettaglio di cosa sia il processo, perché arrivo da un approccio diverso, ma lo guardo insieme con le persone che fanno, che ci lavorano, che portano a termine, che portano a casa il risultato rispetto ai processi, come qualcosa che deve essere parte della competenza, della quotidianità, e qualcosa che, se ben macinata, guardata, utilizzata, diventa proprio uno strumento di lavoro, uno strumento che ha l'obiettivo di facilitare il lavoro di tutti e di ciascuno. Quali sono le caratteristiche? Abbiamo un inizio, uno starting point, diciamo così, abbiamo una fine, abbiamo una serie di funzioni che poi diventano persone, ma qua si parla sempre di funzioni coinvolte, a seconda di quelli che sono gli step. Quindi in orizzontale vediamo verso dove stiamo procedendo, quindi dove stiamo andando, e in verticale appunto vediamo invece quali sono le funzioni coinvolte. In mezzo ci dice cosa succede, che cosa succede se qualcosa ha provato, cosa succede se qualcosa non ha provato, cosa succede passo dopo passo, e in modo tale che sappiamo da un input iniziale dove stiamo arrivando, dove vogliamo arrivare o dove ci si aspetti che arrivi. Anche qui ho preso la definizione di che cosa si intende per processo. Processo aziendale è un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando le risorse iniziali input in un prodotto finale output a valore aggiunto per i clienti, che siano interni o esterni. Quindi appunto iniziamo, sì, come dicevo, c'è uno starting point, un input. Questo starting point succedono delle cose fin quando non arriviamo a un prodotto finale, questo output. Ho scelto la foto della Polaroid per indicare proprio il fatto che l'input iniziale, che in questo caso è l'inquadratura, è molto diversa dall'output finale, che è qualcosa di fisico che possiamo toccare e che possiamo toccare anche nel momento in cui siamo lì, ma anche dopo, no? E quindi è qualcosa di molto diverso rispetto a quello che è l'input iniziale. In mezzo ci sono queste trasformazioni fatte dalle persone, nel caso del processo, non nel caso della Polaroid, che aiutano soprattutto hanno l'intenzione e la modalità di creare del valore, in modo tale che aggiungendo pezzi creiamo sempre più valore, che è il valore finale che si portano a casa le persone, i clienti, come sono definiti qua, che siano interni piuttosto che esterni.
Cosa siamo abituati? Prima vi dicevo, io non sono un ingegnere, forse quando si parla di processi, questo termine a volte non è così amato, perché fa subito pensare a due mondi, diciamo così, no? A meno che non si appartenga a questi mondi, ovviamente. Un mondo che è quello della direttiva qualità, dell'adempimento normativo. Quindi spesso a noi capita di entrare nelle aziende, che appunto io ho messo poi l'ISO 9001, uno dei tanti, di entrare nelle aziende e chiedere, avete un organigramma? Sì, aspetta, ne avevamo fatto uno perché dovevamo fare l'adempimento. Ecco, no? Quindi questi sono utili. Per l'adempimento, ma quello che vediamo noi, la proposta, è quella di renderli più tangibili. Ecco, a volte, nella nostra esperienza, questi non sono tradotti veramente in modalità di lavoro, non sono tangibili. Mentre la seconda parte è i processi utili ai sistemi T. Spesso entrano nei minimi dettagli e questi minimi dettagli servono, sono funzionali al fatto che, per esempio, è necessario disegnare una struttura software. Quindi, se devo disegnare una struttura per tradurre il processo, in qualcosa appunto che poi me lo possa tradurre su un sistema remoto, è necessario entrare nei minimi dettagli proprio per non incappare in situazioni spiacevoli. Questo è un po' il mondo, magari, no? Questo è quello che ho pensato io, ma magari voi adesso nella chat mi dite che invece il vostro mondo sui processi è completamente diverso e quello che sto dicendo io è molto lontano rispetto al vostro immaginario. Ma diciamo che nell'abitudine di entrare e chiedere di cosa parliamo quando parliamo di processi, spesso troviamo questi due riferimenti. Come vi dicevo, il nostro riferimento invece è quello dove vorremmo far parlare i processi con la struttura. Qui ho disegnato uno dei famosi organigrammi, un organigramma standard, diciamo così, quindi ci sono delle cose, ne mancano sicuramente altre, poi dipende, l'organigramma è figlio della fotografia di come si è, come si sta in un'azienda, no? Quindi di quello che c'è necessario lì dentro, quindi non sono tutti uguali. Questo è uno che a me è venuto in mente, che può essere abbastanza standard, diciamo così, dove abbiamo una parte produttiva, quindi è un'azienda dove c'è uno stabilimento, una produzione. Dove si collocano i processi? I processi si collocano tra le funzioni e si collocano invece all'interno di ogni funzione. E quando parliamo di struttura, appunto, nel modello FBU iniziamo a fare un primo passo che è traduciamo ciò che avviene, ciò che sono le funzioni, il lavoro che le persone fanno. Facciamo un passo e traduciamolo in un organigramma, quindi mettiamolo in comune in modo tale che questo aiuta le persone a comprendere dove sono collocate, a chi rispondono direttamente o indirettamente, questo poi magari è un aspetto di cui parliamo dopo, quindi a chi rispondono direttamente, qual è il confine della loro funzione e come sono correlate insieme con le altre funzioni. Attraverso queste due logiche che io vi ho messo in queste frecce, no? Dove c'è una prima logica fornitori-clienti, dove quindi andiamo da un bisogno appunto iniziale, quindi qualcuno che permette di dare qualcosa all'uscita che è verso il prodotto finito, ancora una volta. E un'altra che invece è in verticale, che è fra capo e collaboratore. Come vi dicevo prima, se non lo leggiamo in questa direzione, questo ci permette di comprendere chi risponde a chi e quindi ci permette di affrontare, comprendere meglio tutto quello che è il mondo e l'aspetto di sviluppo delle persone, di responsabilità verso le persone e responsabilità del capo sullo sviluppo delle persone e anche sul controllo e dare quelli che sono degli obiettivi alle persone. Non so se Luca vuoi aggiungere qualcosa e non so se può essere utile avere un commento da parte delle persone, se è qualcosa che
hanno visto che di solito fanno, vedono, hanno a disposizione e se l'hanno mai guardato magari da questo punto di vista, quindi se la struttura è qualcosa che traduce uno strumento di lavoro oppure se è qualcosa, appunto, un adempimento, visto più come un adempimento. No, io credo che posso solo confermare quanto stavi dicendo. Di sicuro, appunto, non ci stiamo occupando dell'ingegneria di processo intesa in modo tecnico, ma di capirne le logiche funzionali. Quindi, come far circolare in orizzontale le attività, come tenere in verticale quello che dicevi prima. Quindi, pensare che la struttura sia più un render conto a qualcuno che cerca l'efficienza e cercare nel flusso invece qualcuno che cerca di portare a casa qualcosa con l'efficacia. Quindi, credo che questo ci serva soprattutto a ricordare come le due cose si legano. Ricordo ancora quando le prime volte parlavano a scuola dei meccanismi operativi, come facevo fatica a capirlo e come quello che ci stai portando tu oggi a riflettere ci aiuta a vedere le connessioni tra le parti. No, niente, molto interessante. Tra l'altro è un po' allineato al mio modo di organizzare il flusso di lavoro nel mio ufficio, mi occupo di gestione del personale. E a tal proposito mi è tornato in mente quello che ho pensato io, e quindi mi piace a questo punto farvelo presente, che è un po', diciamo in maniera molto, molto più sintetica, però è una soluzione dinamica. Che praticamente raccoglie le informazioni dei dipendenti attraverso, diciamo, un file CSV che arriva dalla gestione paghe, che mi organizza, quindi una rappresentazione grafica che mi fa vedere la struttura aziendale dove io ho ben definito dove sono collocate le risorse, quindi la mansione, la qualifica contrattuale, il costo del personale. E nel caso nostro abbiamo inserito anche la soddisfazione lavorativa. Quindi, diciamo, in modo dinamico io ho una rappresentazione, manca ovviamente alcune parti, però ecco, l'abitudine a dover avere sotto controllo anche a livello visivo la struttura aziendale l'abbiamo fatta attraverso queste informazioni. Quindi un organigramma che ci fa vedere appunto come è divisa l'azienda con tutte le risorse che ne fanno parte. Ogni centro di costo, quindi ogni mansione, quindi i riferimenti contrattuali, i riferimenti di costo del personale, e noi abbiamo inserito anche la soddisfazione che arriva attraverso dei feedback che raccogliamo mese per mese. E questo viene fuori, diciamo, in modo dinamico, non dobbiamo fare niente, ma il sistema ci dà questa rappresentazione. Quindi, ecco, per me è molto Ringrazio. interessante. Non so se Sì. vi sto. Sì, non solo, ma Gianmarco, permettimi di ringraziarti perché tra l'altro tu stai facendo uno sforzo. Forse chi non ti conosce non sa che sei, nasci meglio, non sei, nasci come consulente del lavoro e lo stai facendo in modo molto innovativo. Quindi sarà bello magari eventualmente approfondire in un altro contesto. Questo. Scusa? Sì, poi alla fine faccio tutt'altro. Appunto, però quello che tu hai messo sul tavolo è un tema centrale che aiuta a riflettere su queste cose. Molto spesso dare forma è fondamentale. Organizzazione vuol dire in greco dare forma, dare un organo, appunto, come dicevano loro. Sapete che tante volte quando io entro nelle aziende, la prima domanda che faccio è chi è il capo di chi? È una brutta domanda, sembra quasi non più politicamente corretta. Qualcuno dice che non servono più gli organigrammi. Però quello su cui riflettevamo con Elena quando preparavamo un po' questa riflessione è che invece forse dipende dalla maturità dell'organizzazione, della persona, perché se è una persona che va accompagnata per mano, dire che si arrangi non è proprio facile. Sapere che io faccio da genitore organizzativamente, quindi ne ho una responsabilità, cambia tantissimo. Quindi dal Certo. mio punto di vista fare organizzazione oggi chiede sempre di mettere insieme queste due dimensioni, verticale e orizzontale, capire il chi fa cosa, nel senso a chi passo la palla, chi è il mio cliente, ma anche a chi rispondo come capo. Questo è un altro aspetto, distinguere se uno è capo o se uno è cliente aiuta tante volte ad avere due logiche un po' diverse di gestione delle persone. Quindi ecco, con Elena il tentativo è oggi aiutarci a riflettere poi per dire se gli strumenti, eventualmente anche come il tuo, sarebbe da parlarne poi dei feedback, ma diventa un altro tema, magari ne parliamo in un altro contesto, perché mi sta affascinando quello che mi raccontavi sui feedback. Quello interessante è proprio quello di dire: attenzione signori, non per dare una logica di tipo gerarchico, vincolante, Certo. di
comando, ma proprio per dare un'ottica di in verticale vedere la dinamica della rendicontazione, chi si prende cura di me, a chi rendo conto come capo e nell'uso delle mie risorse, del mio tempo, e in orizzontale invece come capacità di servire un cliente. Ecco, nella nostra semplicità che cercavamo di ricordare questi due aspetti fondamentali, giusto, Elena? Assolutamente, e aggiungo a questo che le persone spesso cercano di sapere, hanno bisogno di struttura, cioè per lavorare bene, a volte noi sembra, come diceva Luca, sembra che questa cosa ormai sia vecchia, no? E che non serva più. Non è che serve, la risposta non è serve sempre o non serve mai, serve a seconda dei contesti. Nella mia esperienza le persone però chiedono struttura, quindi quando non sanno rispondere a chi è il tuo capo, a chi rispondi, chi è il capo di questo progetto, come ne parlavamo l'altra volta, chi è il tuo cliente in questo contesto e chi è in quale altro contesto, perché magari poi la stessa persona, a seconda della situazione interna all'azienda, in dei momenti clienti e in altri momenti fornitore, no? Riuscire a identificare il ruolo e riuscire a dare questa struttura, in questo senso dico, diventa uno strumento di lavoro che facilita, perché aiuta le persone a leggere il contesto. E chi non riesce a leggere il contesto è assolutamente spiazzato. Siamo in un momento in cui nessuno di noi è in grado di leggere completamente il contesto, non è in grado di leggere il contesto che sarà, no, nel post-Covid. E questo ci spiazza, no? Ci rende sicuramente più insicuri e più indecisi nel fare le scelte, più in difficoltà. Avere invece un contesto più chiaro ci aiuta a sapere come funziona, quale struttura dare e quindi muoverci di conseguenza. Questa era un po' l'idea. Ci sono dei contesti dove forse più innovativi, non lo so, dove appunto è molto più schiacciato, no? Questo organigramma, quindi magari c'è solo un livello piuttosto che dipende dalle situazioni. Sono d'accordo con Luca rispetto a dipende dalla maturità dell'azienda e dipende dalla maturità delle persone. L'altra volta Erika ci parlava di smart working, di responsabilità, di dare responsabilità alle persone, di lavorare per progetti. Ecco, è qualcosa a cui si arriva, come molto bene lei ci ha spiegato, non è qualcosa che si improvvisa. E la struttura comunque rimane anche nello smart working, proprio perché la responsabilità e la modalità di lavoro sta all'interno, nella cultura e nelle persone. E poi certo devo sapere a chi faccio riferimento e come è organizzato, no? Quindi l'organizzazione, come dice Luca, serve a dare organo e aiutare a leggere il sistema. Una volta letto il sistema posso anche uscire dagli schemi. Quando ho uno schema chiaro posso anche uscire dallo schema, se questo è funzionale al raggiungimento dell'obiettivo. Ma avere lo schema inizialmente aiuta molto a leggere quello che succede. Vi racconto due aneddoti, così facciamo come Luca, no? Ogni tanto ne racconta uno dei suoi. In una piccola azienda dove mi capitò di entrare proprio dicendo: vabbè, ma secondo me in questo momento è il momento di fare un organigramma, prova tu, poi ne parliamo insieme. Il mio cliente mise i nomi delle persone invece delle funzioni, no? Quindi questo sta qua, questo sta qui. Perché è più semplice pensare a chi fa che cosa. Quindi il primo pezzo è traslare da ok, Elena si occupa di questo e di quest'altro e scrivere ruolo Elena e poi i contenuti dell'attività a che cosa serve, qual è l'area di competenza, che cosa serve fare e poi da lì puoi mettere il nome. Perché l'area di competenza e la struttura, appunto, legge il contesto, che poi magari cambia, non è la Bibbia, l'organigramma muta al mutare del contesto, ma mi aiuta a capire di che cosa ho bisogno per raggiungere il mio obiettivo, per arrivare alla mia strategia. Poi metto i nomi e quindi, poi, anzi, metto le competenze e dalle competenze poi metto i nomi. E invece a proposito di schemi e no, vi racconto questa personale, no? Dove ogni tanto dicevo, cioè, l'altra volta vi ho detto che io sono quella dei due gemelli che cercavano di entrare dentro nel video all'inizio degli altri webinar. Parlando con una mia amica dico, ma a me piacerebbe che i miei figli crescessero senza schemi, senza costrutti. E lei mi rispose una cosa che era, no, hanno bisogno di schemi. Prima gli dai lo schema, poi c'è tutto il tempo per distruggerlo e farsene uno nuovo. Ecco, anche un po' anche qui, no? Visto che poi la nostra metafora familiare resta anche nell'azienda. Prima c'è bisogno dello schema, poi si può tranquillamente distruggere e farne uno nuovo funzionalmente a quello che è l'obiettivo.
Ok, andrei avanti rispetto a questo, così. Ecco qua. Dove si collocano, abbiamo detto, dove si collocano i processi e quello che vi propongo è di guardare, appunto, abbiamo detto che c'è il funzionale e l'interfunzionale, questi stanno un po' meta, come li abbiamo definiti, no? Processi meta che riguardano i meeting di coordinamento. La proposta che vi facciamo è, per avere una visione di quello che succede, dei progetti, l'altra volta appunto parlavamo di progetti, ma non solo, quindi per avere un coordinamento e aiutare le persone anche nello sviluppo del loro lavoro e dei loro progetti, la proposta è quella di identificare 5, noi abbiamo messo qua, meeting con partecipanti diversi, obiettivi diversi, anche frequenza diversa, che ci aiutano proprio, hanno l'obiettivo di coordinare, tenere insieme, avere una visione dal particolare al generale, ma che ci permettono, coordinati insieme a loro volta questi meeting, di avere sotto controllo, avere sapere come sta andando, che cosa succede, come sta andando l'azienda. Quindi andiamo da un meeting di primo, che leggo, no? Di connessione, chiamato, che abbiamo nominato di connessione, giornaliero, 5-10 minuti tra il capo e i suoi team, che ha esattamente lo scopo di un allineamento giornaliero, un focus, ma anche il caffè, che adesso possiamo prendere solo virtualmente, ma insomma ci siamo capiti, no? Il salutarsi, il buongiorno, l'allinearsi proprio su quelli che sono le attività della giornata. Si passa a una, questa è molto vicina alla successiva, che è quella operativa, dove quindi il nostro invito è, ok, vedersi tutti i giorni, ma magari una volta alla settimana prendersi un'ora, un'ora e mezza per discutere di come sta andando, di come è andata la settimana e di cosa facciamo la settimana successiva, di avere questo tipo di monitoraggio, è importante proprio per avere la fotografia, e ancora una volta affinché le persone abbiano senso, mantengano il senso di quello che stanno facendo. Un meeting direzionale più mensile, dove abbiamo messo abbiamo così chiamato comitato esecutivo, dove ci sono tutte le persone che sono interessate nelle decisioni e nel fare. Dove una volta, anche qua, no, abbiamo connessione, una verifica di KPI, risoluzione di problemi. Quindi mensilmente fare un po' il punto, questa mezza giornata dove ci si mette intorno a un tavolo e si fa il punto sulle cose. Un meeting trimestrale, che è un po' che sostituisce, no? Il mensile, dove si dice ok, una volta ogni 3 mesi però facciamo un po' la fotografia un po' più allargata e teniamo dentro anche gli aspetti strategici e lo sviluppo del team, quindi teniamo anche una giornata dove dedicarci alle persone e alla loro crescita e cerchiamo di capire verso dove stiamo andando, vediamo anche i risultati trimestralmente. E infine un meeting così chiamato strategico, indicativamente luglio-dicembre, nel senso che è un metà anno e fine anno. Caldamente consigliato un andare fuori dall'azienda, quindi trovare un luogo dove stare bene, potersi confrontare per 2 giornate, magari una giornata e mezza, insomma. Ci siamo capiti che l'obiettivo è prendere del tempo, dedicarsi completamente a questo meeting, dove rimettere in discussione i piani, dove rivedere i piani, dove rivedere gli aspetti strategici, quindi questa volta è come se si sovrapponesse al trimestrale, ma con una fotografia ancora più ampia. E quindi dire, ok, 2 volte all'anno ci fermiamo, rivediamo la strategia, cosa sta succedendo, dove andiamo e cosa vogliamo fare con le nostre persone, per esempio. E quindi tenere dentro anche dove vogliamo che si sviluppano, come sta andando. Quindi questa è un po' l'idea di come organizzare meeting di coordinamento. Sembrano tanti, in realtà nel momento in cui si impara a gestire i meeting, e anche qui sarebbe un altro webinar, però nel momento in cui si impara a gestirli se ne comprende l'utilità e sono utili veramente per tutti. Quindi nel momento in cui ci portiamo a casa un risultato e vediamo a che cosa serve incontrarsi in modo appunto dandosi un metodo, questo facilita, ancora una volta, facilita avere la struttura, facilita l'organizzazione del lavoro, facilita lo stare insieme e avere metodo per fare le cose insieme.
Altri meeting, abbiamo detto, scusate, altri processi, abbiamo detto il processo intrafunzionale, ovvero dei processi che stanno all'interno di una sola funzione, per esempio ingresso, uscita merce, acquisto materia prima e poi ciascuno di voi ha in mente il suo di processo intrafunzionale. Che cosa succede se io ogni tanto non mi fermo a guardarli, a fare un po' il punto, a comprendere com'è la situazione lì dentro? Potrebbe succedere che finisce che le stesse persone fanno sempre le stesse cose e non è un tema di competenza, ma un tema di abitudine, quindi superare il fatto che uno lo fa per abitudine, ma lo fa perché è più competente. Il rischio, un altro rischio è che non sia aggiornato, allineato rispetto ai cambiamenti esterni. Quindi magari si muove tutto il mondo, siamo molto bravi nel pensare a come fare tra persone, ma poi invece, o tra funzioni in questo caso, ma poi invece dentro lì non si muove nulla e quindi non siamo allineati rispetto a quelli che sono cambiamenti esterni. Per cui, per esempio, magari abbiamo fatto una digitalizzazione di un processo che è interfunzionale e poi all'interno della funzione si passa ancora la carta piuttosto che le mail fra le persone, non viene inserito quel pezzo all'interno del quadro più grande. Questo potrebbe essere un rischio. Le nuove risorse imparano per tradizione. Ecco, una delle risposte che a volte ci sentiamo dare quando parliamo di processi è vabbè, ma non serve scriverlo perché le persone sanno cosa devono fare, certamente, ed è questo il motivo per cui i risultati si portano a casa. Ma questo sta un po' vicino al concetto di knowledge sharing. Quello che si sa, come le cose si fanno all'interno di un'azienda che fa un pezzo di cultura, è interessante anche avere la possibilità di scriverlo e scriverlo da qualche parte, in modo tale che appunto non ci sia una tradizione orale, ma ci sia un posto che contiene come si fanno le cose, da aggiornare assolutamente, ma che è anche un riferimento per le persone che entrano. Per evitare quello che a volte accade, che una persona dice qualcosa alla nuova risorsa, qualcuno dica qualcosa, qualcun altro dica una cosa diversa e quindi si percepisca un disallineamento. Processi interfunzionali, appunto, sono quelli che attraversano più funzioni. Qua, di nuovo, ho fatto due esempi, ma che possono essere validi per molti, ma, appunto, ripeto, di nuovo, ciascuno ha in mente le sue. Da acquisizione all'ordine, all'assistenza post-vendita, dalla pianificazione al prodotto finito, eccetera, eccetera. In questo modo io posso ricondividere qual è l'obiettivo e le priorità di processo. Quindi ci stiamo muovendo tutti per, facendo un esempio, no, dall'ordine all'assistenza post-vendita, ci stiamo muovendo tutti per dire sempre di sì al cliente e quindi le sue esigenze sono quelle che sono al centro di tutti, oppure ci stiamo muovendo per avere una chiara visione di qual è la nostra situazione e quindi avere tutte le informazioni del caso, ma come dire, avere a cuore il safe dell'azienda e poi dopo soddisfiamo il cliente, ma l'importante è che noi abbiamo le informazioni e le modalità di lavoro possibili. Se non faccio una manutenzione ci potrebbe essere disallineamento delle informazioni tra le funzioni e quindi di nuovo ciascuna va un po' per sé e quindi continua a fare le cose esattamente come stava facendo prima, ma adesso qualcosa è cambiato da qualche altra parte, per abitudine continuiamo a fare le cose, ma in realtà si potrebbe efficientare molto, per esempio. E infine potrebbe essere una mancata consapevolezza e gestione delle aree grigie. Questo è quello che succede quando io aiuto le persone a rivedere il processo nel quale sono coinvolto, soprattutto nell'interfunzionale, fare loro delle domande come: e se questa cosa non funziona, come, che cosa succede? Piuttosto che, ma se dovessi pensarla in un modo diverso, cosa si potrebbe fare? Piuttosto che, come si può facilitare qualcosa? E queste domande aiutano a vedere che ci potrebbero essere delle zone grigie, cioè pezzi che nessuno prende veramente in considerazione, che in qualche modo si fanno all'interno dell'azienda. E il fatto di non guardarli ogni tanto, appunto, impedisce di vedere che nel cambiamento di tutto quello che c'è intorno potrebbe arrivare ad avere degli aspetti non chiari, non gestiti chiaramente, che magari gira sul tavolo di varie persone a seconda di quello che è il contesto o la situazione. Quindi vi ho detto di che cosa vuol dire manutenere, cosa succede se non viene fatta manutenzione e che cosa significa farla. Vuol dire un po' rileggere il flusso, le attività e i passaggi di un processo,
con le persone coinvolte direttamente in questo processo e servono a condividere quale sia il processo valido per tutti, cioè ci mettiamo lì, lo ridisegniamo insieme e siamo d'accordo che ad A segue B, a B segue C e chi sono le persone, le funzioni coinvolte in A, B e C. Talvolta questo aiuta anche le persone a comprendere che magari sono coinvolti in meeting piuttosto in passaggi, sono coinvolte delle persone che in realtà non portano un vero valore aggiunto perché sono lì magari storicamente c'è cioè una presenza di quella determinata funzione ma che oggi nel 2020 non ha più tanto senso ma che invece continua ad esserci e invece faremo un favore a tutti liberando del tempo per la funzione che è coinvolta e avendo del tempo, più tempo a disposizione per pensare al processo. Ecco, ricondividerlo aiuta anche a vedere queste cose e magari ci si accorge che c'è qualcun altro che nel frattempo è entrato in azienda ma che non è coinvolto nel processo ma che invece potrebbe essere molto dare un punto di vista molto utile per raggiungere quel determinato output di cui ci siamo parlati. Come dicevo, riconoscere possibile sovrapposizione, aree grigie, quindi guardarlo insieme permette alle persone di dire ok, questa roba qui effettivamente è una problematica che nessuno si sta prendendo veramente sul tavolo. Dove la mettiamo? Dove la mettiamo a seconda di qual è il nostro focus, quindi qual è la nostra priorità, qual è il nostro focus, a chi vogliamo badare veramente. E poi aiuta a trovare insieme soluzioni semplici che portano efficienza. Vi assicuro che questo, cioè, i quick win vengono in mente alle persone, perché sono loro che dicono ma stiamo ancora facendo questa roba qua, ma non possiamo saltare questo giro, ma non possiamo utilizzare uno strumento che sia digitale ma anche no e che ci aiuta a semplificare questa parte e risparmiamo un sacco di tempo e ci porta a efficienza. Quindi questi sono un po' i risultati che si portano a casa subito, oltre al fatto che le persone vengono, oltre a questo abbiamo anche il fatto che le persone vengono coinvolte e vengono motivate, cioè il fatto che io vengo coinvolto nel disegno di un processo dove sono direttamente partecipe e non è sempre qualcosa che arriva da qualcun altro che mi dice come devo fare le cose, è chiaro che la motivazione, il coinvolgimento delle risorse è molto più alto appunto rispetto a un fai così perché sei sempre fatto così. Ok, io poi vi faccio queste domande così un po' che vogliono iniziare una conversazione, quindi adesso mi piacerebbe ascoltare il vostro punto di vista rispetto a quello che vi ho raccontato e queste sono domande stimolo, ma insomma di occasione di cose ve ne ho detto, quindi ci sono diversi stimoli che spero vi siate portati a casa. E quali sono i processi chiave? Li so nominare 2, 3, non di più. Processi chiave della mia azienda, quando ho fatto l'ultima manutenzione, così come l'ho raccontata io, e secondo voi quali sono le problematiche che afferiscono i processi? Cioè, quali sono le criticità, le problematiche, le situazioni un po' così che vedete nella vostra azienda e che forse si potrebbero o dovrebbero ricondurre al fatto che il processo non è disegnato nel modo migliore o non è condiviso ed è ora di rivederlo insieme? Forse appunto non è che possiamo ridurre la nostra azienda a un processo 2, però non possiamo neanche perderci nei grandi manualoni magari di tanti sistemi molto complessi di qualità. La domanda che tu hai fatto per me è preziosa nel dire abbiamo in mente quali sono i 5, se non sono 2, 3, appunto 6, ma l'ordine di grandezza logico proprio dire il giro delle informazioni e delle decisioni in azienda e B, abbiamo in qualche modo monitorato la chiarezza di questo percorso e il coinvolgimento, come hai detto. Io credo che sia una conversazione, Luisa fa degli spunti, ad esempio, logistico commerciale, e adesso magari ci spieghi meglio cosa intendi per resistenza al cambiamento, perché così capisco un po' meglio, però la sfida è quella di dire attenzione a non delegare a terzi completamente una lettura troppo tecnica di un processo per una finalità come le due iniziali che hai detto, e dall'altro lato quanto abbiamo un linguaggio condiviso. Cioè stiamo parlando della stessa cosa, abbiamo un codice intendo dire un vocabolario che sia condiviso in azienda e che venga periodicamente rinnovato anche perché qualcuno esce e qualcuno entra. Ecco, non so se Luisa vuoi prendere tu la palla dato che ci hai dato uno spunto. Sì, io avevo iniziato a rispondere alle tre domande
che c'erano state poste da Elena. Allora, per me i due ambiti, i due processi, quelli più complessi in azienda, erano la parte logistica e la parte commerciale. Logistica perché aiuta il commerciale a dare servizio al cliente, quindi sono due cose che vanno molto a braccetto. La revisione dei processi noi l'avevamo fatta nel 2019, io, Luca lo sa, ma lo dico a tutti, ho ceduto l'azienda il 31 di ottobre e in quel momento noi stavamo facendo una revisione dei processi in vista di una forte digitalizzazione che volevo io e che stavo desiderando da tanto tempo e che stavamo progettando, insomma eravamo molto avanti con l'attività. E la resistenza al cambiamento l'ho incontrata paradossalmente proprio in quelli che dovevano essere gli attori principali della gestione di questa digitalizzazione. Parlo della parte commerciale, sia come back office che come venditori. Perché la mia visione era quella di trasformare tutte quelle attività che vengono fatte, o meglio, venivano fatte, adesso con il Covid magari in molti ci hanno ripensato, ma tutte quelle attività che venivano fatte dalle persone one to one, anche semplicemente la consegna del nuovo catalogo al cliente, che prevedeva che il catalogo venisse stampato, poi venisse mandato all'agente di riferimento e poi l'agente cominciasse ad entrare dentro ciascuna porta di ciascun cliente per consegnare il catalogo. Io mi sono, insomma, ho dovuto combattere per far capire alle persone che era arrivato il momento di spingere un bottone e automaticamente trovarsi un catalogo molto interattivo, peraltro, perché avevamo progettato insieme una piattaforma B2B molto interessante, che dava tutta una serie di vantaggi alla parte interna, perché io avevo persone che spendevano giornate intere nel data entry di ordini piazzati dai clienti. Dall'altra parte il cliente, che avrebbe in modo molto semplice riempito un carrello, avrebbe avuto anche la possibilità magari di non commettere degli errori, di vedere gli articoli immediatamente disponibili e di non dover chiamare in azienda, quindi ci sarebbe stato una velocizzazione, diciamo così, di tutte le attività. E l'elemento della resistenza è stato fortissimo, fortissimo. Il mio marketing mi diceva: ma perché? Perché non capiscono che questo è uno strumento che può aiutare? L'hanno sempre visto forse come qualcosa che nel tempo probabilmente li avrebbe sostituiti. Può essere. Rimando all'incontro precedente sulla digitalizzazione, quindi quando si parla di non è un caso che quando si parla di digital transformation, essendo una trasformazione che sia più piccola o che riguardi, quindi che riguardi solo alcune funzioni o che riguardi tutta l'azienda, la modalità di lavoro, stiamo parlando di un change management, quindi cambia la modalità di lavoro, cambia. E non è sempre facile questo link che noi vediamo nel guarda che questa cosa ti semplifica la vita, non è interpretata sempre in questo modo dall'altra parte. Per cui quello che per noi semplifica la vita dall'altra parte magari sostituisce o magari complica perché invece c'è una preoccupazione diversa, chi lo sa. Ecco, chi lo sa, no? Il tema è riuscire a capire quali sono, chiedere, no? Spesso potrebbe essere utile chiedere quali sono i timori che stanno dietro una introduzione di uno strumento di questo tipo, no? Anche se le intenzioni appunto sono le migliori, in realtà ci sono dei timori per le persone. Individuare, poi nel change management è utile individuare invece chi compra il cambiamento e che possa aiutare invece il sistema e l'azienda, no? A fare da acceleratore rispetto all'utilizzo poi del nuovo strumento. L'altra volta parlavamo di adoption, quindi quanto è importante poi che le persone lo utilizzano questo strumento, altrimenti l'investimento è stato inutile, no? Ma si ritorna al se c'è un cambiamento ci può essere una resistenza, spesso c'è, comprendere da dove arriva questa resistenza e far partecipare le persone.
perché sicuramente appunto la modalità che abbiamo proposto del coinvolgimento, tenere le persone a bordo, spiegare a che cosa potrebbe servire, chiedere quali sono i loro bisogni e quindi magari aggiungere dei pezzi che rispondano ai bisogni specifici di chi poi, anche di chi utilizza poi questo strumento, aiuta poi un po' a superare la resistenza. E poi certo è un change management e quindi c'è il pezzo di comunicazione, c'è il pezzo di training, c'è il pezzo di verifica e di adoption. Io vedo la domanda di Tommaso che dice: i commerciali erano coinvolti nel progetto? Rispondo di sì, e in effetti, come dici tu Elena, c'era qualcuno che aveva già capito, no? Lo sappiamo, insomma, ci sono sempre magari quelli che hanno la tendenza a rimanere fermi in attesa e quelli che invece si sentono già con lo strumento in mano. E l'obiettivo era proprio quello di far sì che queste persone diventassero un po' gli early adopters e poi anche quelli che avrebbero promosso in modo assolutamente buono e positivo anche nei confronti di altri colleghi. La motivazione della resistenza al cambiamento era: ma i clienti non sono pronti, i clienti non sono abituati. Oggi, 6 mesi dopo, mi chiedo con quello che è accaduto se la risposta sarebbe stata la stessa oppure no. Invece, per prendere un altro spunto ancora, c'è Giovanni che ti chiede, Elena, sì, se si può trovare un equilibrio tra rigidità di processo e flessibilità umana. Quindi lascio a te la risposta, anche perché mi stai a te stimolando tantissimo, ma fa parte del webinar di cui parlerò fra un po', cosa direbbe Adises. Quindi lascio a te intanto per stare sul focus della lettura un po' dei processi come li stiamo proponendo. Poi magari proprio sul tema change management ci torno, ma fra un'oretta. A te. Un equilibrio tra rigidità del processo e flessibilità umana. Allora, così come l'abbiamo raccontato noi, il processo ha quel livello di rigidità che serve agli umani. Non vorrei fare un gioco di parole, ma l'idea è proprio non scrivo un qualcosa, non è la Bibbia, quindi non è una cosa che resta lì e quindi è rigido, ma deve essere qualcosa utilizzato dalle persone. Umano mi sembra un po' umano e disumano, quindi un po' deve essere uno strumento di lavoro, ecco, e quindi deve essere utile alle persone, e allora stare insieme con quelle che sono le esigenze delle persone. Possono essere estremamente snelli i processi se siamo in una dimensione molto snella e se c'è un grande bisogno di flessibilità. Quindi può essere molto snello, che vuol dire che ci possono essere pochi passaggi, piuttosto che prevedere tante opzioni diverse a seconda della situazione, per esempio. Quindi dipende anche quanto le persone sono flessibili e la struttura è flessibile, ancora una volta. Noi vi abbiamo messo, parlavamo con Luca quando l'abbiamo preparato, un organigramma molto classico, no? Quindi gerarchico. Ci sono gli organigrammi a matrice, quindi c'è una persona che sta magari anche in un altro paese, quindi sta in America e coordina tutto un gruppo di persone che sta in Italia, e quindi da lì poi ci sono dei pezzi di processo che magari sono gestiti nello stesso paese, dei pezzi di processo che coinvolgono altri pezzi di paese. Bisogna essere un po' flessibili, decisamente, un po' flessibili e un po' adattabili per gestire questi pezzi di processo. Però l'idea è proprio quella. Non compilare un foglio per compilarlo, compilare un foglio affinché le persone possano trovarlo come utile, davvero come uno strumento di lavoro, per cui tenere insieme il focus sui bisogni delle persone, e poi arriva il processo che descrive che cosa succede per soddisfare i bisogni delle persone, che dicono: vabbè, ma questa roba qua non si capisce mai chi la debba fare, poi nel linguaggio comune. Non so se ho risposto, Giovanni. Sì, ma il tema cuore centrale, a mio avviso, è la manutenzione. Mm-hmm. Adesso lasciamo da parte le grandissime aziende, e anche lì vorrei vedere. Ma quante volte ti è capitato di vedere una revisione dei processi fatta al giorno prima dell'analisi del sistema qualità da parte dell'auditor? Avete presente? Corri a sistemare le carte. È capitato a nessuno di sentirla la battuta. Allora, siccome sappiamo che quando intercettiamo quel tipo di frase, dovremmo chiederci a cosa serve. Abbiamo creato burocrazia?
Allora, se abbiamo creato burocrazia forse non serve, ovvero ha un costo e il ricavo è il fatto che possiamo mettere il bollino da qualche parte. Ma non stiamo utilizzando al meglio quel sistema. Tra l'altro io non vorrei che fosse passato un concetto, se ci fosse qualche amico più appassionato di sistemi di qualità, che Elena avesse detto prima che non funzionano. No, il problema è che fatti in quel modo diventano burocrazia, letta da alcuni e non da tutto il sistema. La vera sfida è: se serve un livello di dettaglio alto per un sistema qualità, e anche lì me lo chiedo, perché il sistema qualità è fatto per noi, non per il sistema qualità, o un dettaglio puntuale per un processo informatizzato, la vera sfida è mettere intorno a un tavolo quelle persone che possano richiarire di nuovo il giro delle informazioni, delle decisioni, delle carte, piuttosto che dei materiali. Allora la sfida grande è metterci nelle condizioni di facilitare, noi come consulenti, ma penso se abbiamo un ruolo anche di responsabili in azienda, di facilitare quel dialogo tra le persone, spesso di dipartimenti diversi, spesso con finalità e prospettive diverse, a vedere qualcuno al centro, mettiamoci il cliente, come si dice adesso sempre, e vedere come in qualche modo siamo tutti portatori di un contributo rispetto a quel progetto, di quel processo di cui stiamo parlando. Che sia sviluppo prodotto, programmazione della produzione, la gestione della commessa, e possiamo metterne quante ne vogliamo di esempi, ma la questione è quanto io che devo fare quel pezzo di progetto, di processo, scusatemi, sono coinvolto attivamente nel disegno iniziale, ma soprattutto nella manutenzione. E ogni quanto lo facciamo? Una delle domande di Elena, alla quale mi piacerebbe un po' provocare qualche riflessione insieme, ogni quanto riguardiamo il modo con cui giriamo le informazioni e le decisioni e i pezzi tra di noi. Non credo sia così comune farlo in modo serio, non ci prendiamo il tempo, almeno nella mia piccola esperienza nelle realtà che frequento non è proprio così scontato. Posso dare un piccolo... Prego, anzi Andrea, sì, così leggo anche un attimo, mi aggiorno sulla chat. Io ringrazio Elena per l'illustrazione, che secondo me è stata chiarissima. Secondo me una delle chiavi, e si collega a quello che dicevi tu, sta nel livello di consapevolezza. Cioè, partendo dal presupposto che tutte le aziende sono fatte di persone che agiscono, quindi sono fatte di processi. Io farei un distinguo importante tra una mappatura del processo e l'analisi dei relativi contenuti, perché si ha uno scopo specifico. Luisa citava il desiderio di fare un passaggio verso la digitalizzazione. Luca diceva l'esigenza di ricevere una certificazione di qualità, cioè c'è uno scopo. E a seconda dello scopo puoi ottenere, come l'esempio di Luisa, una resistenza al cambiamento, perché lo scopo prevede di cambiare, piuttosto che solo burocrazia, perché l'obiettivo è avere il bollino qualità. Quello che secondo me mi piacerebbe tantissimo che venisse un po' più in luce è il fatto della mappatura come crescita di consapevolezza e come di per sé strumento di valore, proprio se slegata da un cambiamento, perché nella mappatura se non è orientata a un cambiamento non ho bisogno di gestire il cambiamento. Ma come diceva Elena, il fatto stesso che per mappare adeguatamente dei processi devi coinvolgere le persone che li fanno, aumenta il livello di consapevolezza dell'intera organizzazione. E spesso mi capita di vedere questo anche nelle organizzazioni familiari, non solo nelle aziende, perché anche le organizzazioni familiari a livello di famiglia sono un insieme di persone che fanno cose. E quindi aumenta, da un lato, la consapevolezza e di conseguenza, come diceva Elena, ma davvero stiamo facendo 3 volte la stessa cosa? Cioè quelli che si chiamano i loop inutili all'interno dell'organizzazione, già con la sola mappatura è sufficiente perché vengano alla luce. Per cui ogni quanto andrebbero fatti, io non ce l'ho la ricetta precisa per rispondere alla domanda di Luca. Mi piacerebbe che in molte piccole e medie aziende, che sono le realtà di cui io sono follemente innamorato, venissero fatte non una volta. Cioè, almeno cominciare. Poi c'è la parte manutentiva. Ma io ho visto tantissime aziende belle, che fanno bene, per l'amor del cielo, ma come diceva Elena, non hanno in mente i veri processi. Sanno che funzionano perché c'è Mario, c'è Claudio, c'è Giorgio, c'è Luisa, che fanno delle cose e alla fine il risultato si vede. Mappiamo perché ha valore mappare oppure dobbiamo mappare perché vogliamo cambiare. Sono perfettamente d'accordo con te, anch'io se vedo no, questa distinzione e quanto sia faticoso pensare che mappare ha un valore in sé.
e quindi vuol dire rivedere il disegno, un po' quello che ci siamo detti e che anche tu hai sottolineato. Va un po' verso appunto il definire come le cose accadono qua dentro, al di là di Mario, Giovanni, Giuseppe, Luisa, Elena. Anche perché Luca ha parlato di burocrazia, la burocratizzazione è una delle cose che ferma assolutamente le persone rispetto al cambiamento. Quindi se c'è questa percezione della burocratizzazione, ah vabbè, ma ci vuoi inscatolare, prima si diceva il processo che non è flessibile, ci vuoi inscatolare, la burocratizzazione ferma le persone, quindi di certo non le porta verso il cambiamento, ma invece le porta verso il ma no, perché non rendiamo burocratico ciò che viene così spontaneo. Il tema è spostarsi dalla visione così individuale del burocrazia, è spontaneità, è flessibilità, ma è, come diceva Andrea, ci mettiamo lì e lo mappiamo perché è un valore di per sé e perché diventa uno strumento di lavoro efficace che può aiutarci a lavorare meglio. Perché individuiamo i colli di bottiglia, perché individuiamo i loop, perché individuiamo delle strategie per mettere efficienza e perché ci aiuta a lavorare bene insieme. Poi ogni tanto lo rivediamo, probabilmente non c'è una risposta giusta, dipende. Certo, se stiamo facendo un cambiamento come una digitalizzazione, probabilmente è utile poi rivedere anche qualcos'altro, ovviamente, no? Però non c'è la risposta giusta. Magari sono arrivate delle persone nuove e perché no, potrebbe essere quella l'occasione per rivedere il processo, coinvolgere, rivedere e mettere anche una freschezza nel leggere cosa sta succedendo, perché poi il valore dei nuovi è anche quella, quindi portare la freschezza della novità. Raccolgo anche qualche spunto, se mi permetti, Elena, dalle chat. Gianmarco che dice che è importante che le persone siano omogenee in qualche modo per evitare che si rischi appunto il blocco, se ho capito bene, o la non condivisione. Lì c'è un tema delicato, quali sono le persone da coinvolgere? Pensate al problema, al di là della persona con col suo temperamento, ma al ruolo che può avere. Provate a mettere insieme commerciali con produttivi piuttosto che amministrativi. Amministrativi. Ecco, allora il tema è, li devo mettere insieme o no? E la domanda non è tanto se poi è facile o non facile creare consenso, e tocca il tema poi anche di Elio a proposito del consenso. Il tema è chi ci deve essere dentro. E allora la questione fondamentale è che non è la diversità per la diversità o il voler coinvolgere tutti per voler coinvolgere tutti, ma devo avere il coinvolgimento delle giuste persone che devono essere presenti in quella stanza. Ne parleremo di più forse nella prossima riunione, riprendendo Adises ancora, se posso. Però qui la chiave è proprio quella di dire attenzione che i processi non sono quelli che Taylor aveva disegnato per Charlie Chaplin. Taylor è l'ingegnere di Ford, quindi lo sto collegando al famoso Tempi Moderni di Charlie Chaplin. Lì si arrivava a fare l'ergonomia, cioè l'ingegnere ti diceva anche come girare il polso, perché si sapeva meglio di te anche come star bene. C'era quella presunzione, chiedo scusa agli ingegneri presenti, ma c'era una presunzione ingegneristica nel sapere da fuori la modalità migliore. Qui la sfida, che è stata accolta dalle organizzazioni da tanto tempo, non è una novità, dalle isole produttive ad altre logiche, l'idea che in qualche modo ci sia un'auto-organizzazione ormai c'è da tempo. Qualcuno, Francesca prima, citava il fatto che sono tante realtà di auto-organizzazione e siamo partiti con quell'idea con Elena, per cui sistemi flessibili di aggiornamento condiviso del team sono quelli magari dei progetti, ne abbiamo parlato la volta scorsa. Qui la questione importante, e lo vedo spesso nelle nostre aziende, è, come diceva Andrea, e sono perfettamente d'accordo con lui, la grande sfida, prima di tutto, di sapere il come e anche il perché di un processo. Qual è lo scopo, qual è la finalità? Perché se io non la so, la finalità è l'efficienza di locale. E per chi di voi ha studiato un po' di ricerca operativa sa che l'ottimo locale non fa l'ottimo generale. Quindi c'è la mia efficienza di reparto, magari fa dei danni a livello più ampio. Come mettere in discussione questo? E allora da quel punto di vista le conversazioni da quando sono ragazzino in azienda le ho sempre sentite in quel modo, non tanto il si è sempre fatto così, è troppo quasi comodo dire vabbè questa è una rigidità, ma il manuale non lo prevede, le procedure, il processo dice un'altra cosa. No, il processo è quello che è stato stabilito quando è stato definito. Andiamolo a rivedere, è il modo giusto di farlo oggi con magari
persone diverse, competenze diverse, piuttosto che tecnologie diverse. Ecco, in questo senso la vera domanda che vorrei rimettere sul tavolo è: ogni quanto ci prendiamo cura di rivedere i nostri processi? Ogni quanto, senza neanche preoccuparsi poi di cambiarli, perché può darsi che non vadano cambiati, ma che sia solamente un'occasione per essere tutti un po' allineati su, come dicevo prima, su un linguaggio piuttosto che su una formazione di chi entra in azienda e poi magari vede solamente il suo pezzo di processo. In che modo facciamo educazione? Allora, di nuovo, Elena prima parlava di conoscenza tacita o meno. Tanti anni fa si cercava di codificare tutto e scrivere tutto nelle aziende per parlare di conoscenza non tacita. Probabilmente la conoscenza rimarrà sempre tanto tacita, ma in che modo creiamo delle occasioni organizzative per riallinearla e ricondividerla, aggiornarla? Ecco, in quel senso, un po' di tempo per affilare la lama e non avere la sega spuntata, come quando si la taglia la legna, è importante. Gianmarco, a te la parola. Vorrei parlare solo io, perché questo argomento mi piace tantissimo e fa parte proprio della mia vita, del mio quotidiano. Quindi io cercavo, diciamo, da sempre di ottimizzare i flussi di lavoro. Chiaramente il nostro ambito è un ambito piccolo, perché siamo 10 persone, però ho trovato dei metodi. Probabilmente chiedo appunto a Elena se sono metodi giusti o meno, di chiedere costantemente, regolarmente, ad ogni persona se quello che fanno può essere fatto meglio attraverso dei questionari molto semplici. E questo, diciamo, ci ha aiutato in un momento di criticità come quello del lockdown, che poi ci siamo ritrovati, diciamo, a dover affrontare una mole di lavoro paragonabile, diciamo, a 4 anni di lavoro fatto in 2 mesi, parlo di ammortizzatori sociali. Quindi nel caso nostro era obbligatorio rivedere proprio i flussi di lavoro, ottimizzare i flussi e capire chi era dentro al meccanismo. Perché chiaramente, come ho detto ho espresso nella domanda, chi non sta dentro in questo caso a questo contesto di innovazione, un'innovazione obbligatoria in una fase particolare, chiaramente interrompe il flusso e quindi interrompe il processo organizzativo. E questo abbiamo cercato di farlo in tempi brevi, ma probabilmente ha funzionato perché già tutte le persone erano preparate a dare delle risposte su quello che poteva essere nell'ambito personale una revisione delle attività che venivano fatte regolarmente. E quindi siamo riusciti a, cioè, io cerco sempre di migliorare i processi dal 95, da quando mi sono lavorato, sia in back office che in front office, sia per quello che riguarda, però abbiamo dovuto lavorare molto sulla cultura delle persone che lavorano con me, di prepararle continuamente a un cambiamento che può avvenire in qualsiasi momento, quindi rivedere costantemente, regolarmente i processi che dobbiamo affrontare nel quotidiano. Questo è un po' il mio metodo, ecco. Gianmarco? Trovo prezioso. No, beh, scusa Elena, stavi dicendo forse. No, a proposito di quello che diceva Gianmarco, che dicevi tu prima, no? È molto prezioso, sono d'accordo, no? Il fatto di tenere dentro le persone. E quindi è anche una responsabilizzazione. Quel pezzo è tuo, quindi prenditelo fino in fondo e racconta anche come lo puoi migliorare, perché in questo modo il tuo contributo serve per migliorare il tuo lavoro e sei appunto responsabile, nel senso di poi accountable, no? su quel pezzettino lì, sei responsabile e lo migliori fino in fondo. La sfida poi è tenere insieme tutto, facevi l'esempio tu prima, Luca, del locale e del generale, no? Quindi poi l'importante è vedere come la fotografia completa porti all'efficientamento e al miglioramento, no? Quindi per migliorare il mio ci vuole questo, ma per migliorare il mio pezzo, come diceva Luca prima, vado a inficiare sull'efficienza di tutti gli altri, evidentemente è un miglioramento che non può essere fatto, non deve essere fatto. E a proposito anche di mettere intorno al chi mettere intorno al tavolo, no? Come dicevi tu, Luca, prima, sicuramente tutte le persone che sono coinvolte, e nella mia esperienza c'è questo, a proposito di timore a volte di mettere intorno allo stesso tavolo persone che appunto classicamente amministrazione commerciale, produzione commerciale, nella mia esperienza c'è questo, si inizia con qualcuno,
con magari chi ha chiesto di fare un cambiamento, chi ha chiesto di rivedere il processo, o qual è l'urgenza, si inizia dall'urgenza, e saranno poi le persone che a un certo punto diranno ok, però qui noi ci fermiamo, c'è bisogno che a questo tavolo ci sia anche l'amministrazione, il controllo, la produzione o chi altro. Cioè, sono le persone stesse che, siccome ridisegnano il processo e vedono quello che accade, a un certo punto si rendono conto che c'è bisogno anche di quel pezzo lì, perché altrimenti senza quel pezzo lì, che mi sarebbe tanto piaciuto poterlo evitare, perché non mi piace lavorare con quella funzione, con quella persona, non lo so, ma sono le persone stesse che dicono no, se vogliamo portare a casa veramente il risultato c'è bisogno di coinvolgere anche la funzione o la persona. E quindi nel momento in cui ci sposta, il focus diventa portare a casa il risultato, fare una cosa che può essere utile per tutti perché siamo in difficoltà, allora diventa di secondo piano il fatto che quella persona lì o quella funzione lì sia più difficile, con questa persona sia più difficile mettersi in interlocuzione, perché ci spostiamo verso l'obiettivo, e cioè stiamo facendo qualcosa che sia utile per tutti noi. Ed è proprio lì la sfida, comunque, raccogliere... Il tema del feedback di Gianmarco è centrale, secondo me. Lui sta parlando di un feedback molto frequente. Mi ha stimolato a ricordargli una lettura, quella di Ray Dalio, che ha un concetto di trasparenza assoluta. Per chi di voi non lo conosce, è quello che ha scritto un bel libro che si chiama Principles, Principi in italiano. È il fondatore di Bridgewater, che è uno dei più grandi fondi di investimento mondiali, uno dei grandi della finanza mondiale, e lui nella sua azienda ha un concetto di trasparenza assoluta, cioè ci sono i log, le registrazioni di tutte le riunioni, quindi se Luisa fa una riunione con Francesca, io posso andarmela ad ascoltare se sono curioso. Quindi una trasparenza assoluta che mi pare veramente, molto sfidante. Ma un'altra cosa che lui fa è che nelle riunioni ha un'app, tutti i partecipanti alle riunioni nella sua azienda hanno un'app, un tablet. E se io, dato che sto parlando io in questo momento, parlo un po' troppo, sto cominciando a stancare le 30 persone che in questo momento sono in riunione con me, comincio a ricevere dei segnali di rosso, 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 e l'allarme che mi dicono: Luca, guarda che stai andando fuori tema o non ti interessi più. Quindi provate a immaginare come questo fa cambiare l'approccio del mio intervento in questo momento in riunione con voi. Ecco, il feedback è fondamentale. La sfida che ha Gianmarco, che abbiamo noi tutti quanti, è aprire un canale per ascoltare, e il secondo però anche attivare quel processo di verifica. E quindi di nuovo dedicare del tempo per fare un po' la fila lama, tra virgolette, il chiarire il chi fa cosa e come. E questa credo sia la sfida, un pochettino il messaggio di sintesi che, non so Elena se sei d'accordo, ma il cuore un po' del messaggio che volevi darci. Assolutamente, sì. Sì, credo che... Sì, appunto, è tenere insieme piccoli passi, ecco, cioè nella chat, no, si parla di cambiamento, probabilmente una delle risposte è piccoli passi, non pensare di Elon Musk, ok, adesso è andato sulla Luna, però insomma ci avrà messo anche lui un po', no, a fare modo di strutturare tutto per riuscire ad andarci, piccoli passi, quindi iniziamo con chi ci sta, facciamo in modo che le persone si rendano conto che c'è bisogno di coinvolgere qualcun altro, un passo alla volta, conquistare gli early adopter che ci aiuteranno poi a diffondere e a diventare un po' il motore, l'oliatore, no? Di quello che può essere un cambiamento. Piccoli passi, partire da quelle che sono i bisogni e le esigenze delle persone, a proposito di ascolto, e da lì innestare. Bene, allora questa raccomandazione tua penso che la nostra, nei nostri piccoli passi. Lo spunto appunto che abbiamo condiviso chiudeva e chiude il cerchio della lettura organizzativa che ci hai proposto anche con l'incontro precedente sui progetti. Elena ci ha raccontato quanto sia importante rivedere i processi proprio perché non si possono dare per scontati. C'è gente che va, gente che viene, ci sono documenti che magari formalizzano ma non possono render conto della complessità della lettura che ognuno dà di un processo aziendale. Quanto sia importante allora trovare il modo di coordinarsi definendo quelle modalità operative, quei meccanismi operativi che fanno sì che l'organizzazione si possa confrontare sull'andamento della gestione ma anche sul modo con cui raggiunge i suoi obiettivi.
e riflettere sui processi diventa una cosa fondamentale per far sì che l'azienda continui a lavorare per il suo miglioramento. Non è quindi qualcosa da lasciare solamente fare a qualcuno da solo, ma è qualcosa che richiede il coinvolgimento pieno degli imprenditori e della prima linea dell'azienda, con un'attenzione da dedicare proprio a quanto la definizione di un processo sia un'occasione di un confronto tra le diverse anime dell'azienda. Continuiamo la nostra conversazione nelle prossime puntate, ma continuiamo anche a dedicare attenzione alle imprese di famiglia guardando il nostro sito web www.familybusinessunit.com.